Reddito alimentare, si avvicina l'inizio della sperimentazione. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo del reddito alimentare perché il testo del suo decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Ora, questo aspetto è molto importante non solo perché spiega nero su bianco il funzionamento della misura, ma anche perché darà il via ai lavori per la sperimentazione del reddito alimentare. Infatti, anche se non si sa ancora quando comincerà effettivamente la misura, il suo decreto entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, datata il 28 luglio 2023. Ad ogni modo, già all'inizio di quest'estate avevamo realizzato un video sull'argomento, restando comunque in attesa della pubblicazione del decreto vero e proprio per poter confermare le disposizioni. E ora che c'è, possiamo fare un riepilogo generale sulla misura. Il reddito alimentare è una misura contro lo spreco e la povertà alimentare e prevede la distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del terzo settore presenti sui territori, di pacchi alimentari realizzati con i prodotti non venduti, donati dagli esercizi commerciali che decidono volontariamente di partecipare alla sperimentazione. Potranno beneficiare del reddito alimentare le persone in condizione di povertà assoluta e che sono già assistite dal FEAD, Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, e dalle associazioni partner, ad esempio il Banco Alimentare. A questi beneficiari si possono aggiungere anche le persone che verranno segnalate dai servizi sociali dei comuni o dalle associazioni del terzo settore che operano sul territorio. Per finanziare la misura è stato creato un fondo apposito dal nome Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, che stanzia 1,5 milioni per il 2023 e 2 milioni all'anno dal 2024 in poi. In generale, comunque, la durata della sperimentazione è di 3 anni. Tra l'altro, come apprendiamo dal testo del decreto, una parte delle risorse potrà essere destinata per la creazione di un'app per l'accesso e l'uso del reddito alimentare, incluso il tracciamento dei prodotti donati, anche per la consegna a domicilio. Inizialmente la sperimentazione riguarderà soltanto i comuni capoluogo delle città metropolitane, che verranno scelti successivamente con un accordo in conferenza unificata. Per stabilire quali saranno le prime città a provare la misura, si terrà conto della concentrazione dei tassi di povertà e delle risorse disponibili. Sarà poi ai comuni prescelti presentare i progetti di reddito alimentare con il coinvolgimento degli enti del terzo settore e in particolar modo quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui e al prossimo aggiornamento.